Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Oggi è 11 maggio 2015, siamo in collegamento con Francesco De Paolo. Questa trasmissione la rivedrete fra qualche ora, ovviamente, in rete sul canale YouTube di Liberi TV e sul sito www.liberi.tv. Grazie a Francesco De Paolo in collegamento. Abbiamo, diciamo, deciso questa trasmissione veramente qualche ora fa, letteralmente. E ovviamente con Francesco De Paolo, che è direttore del giornale Mondo Greco, commentiamo, ovviamente parlando della Grecia, l'Eurogruppo che c'è stato, se non sbaglio, questa mattina, se non vado errato, e parliamo ovviamente della situazione greca, di questa continua, diciamo, marcia un po', in bilico tra un ipotetico, diciamo, futuro di risanamento e il default tecnico, insomma, c'è sempre questa minaccia, e poi una serie appunto di cose correlate, referendum interni, alcuni atteggiamenti da parte appunto di alcuni ministri dell'economia, soprattutto quello Schäuble, quello greco e quello tedesco. Ecco, gli darei subito la parola a Francesco per darci qualche commento e qualche informazione ulteriore. A te, Francesco, la parola. Buonasera a voi. Allora, l'Eurogruppo di oggi ha accolto con un non celato favore i progressi dei negoziati. In questo senso, le intenzioni delle autorità greche erano quelle di accelerare proprio il lavoro con le istituzioni europee. I partner europei hanno riconosciuto che serve più tempo, ma servono anche degli sforzi per colmare i divari. Diciamo che, uscendo dai toni diplomatici, l'Europa può apprezzare lo sforzo della Grecia. Qual è lo sforzo della Grecia? Beh, fino ad oggi il governo Tsipras ha mantenuto fede alle promesse, cioè ha restituito i prestiti, ha restituito i denari degli interessi, così come i suoi predecessori hanno fatto, e diciamo che domani saranno restituiti altri 700 milioni di euro. Quindi, da questo punto di vista, i creditori internazionali possono ritenersi soddisfatti. Il problema è quello delle riforme. Perché? Perché l'Europa spinge per riforme in due settori delicatissimi, come le pensioni e come il lavoro, su cui ovviamente il governo Tsipras non intende cedere, per una serie di ragioni programmatiche e ideologiche. La Grecia viene da 3 anni di sforbiciate stipendi, pensioni, indennità che hanno decurtato queste voci circa del 25%. Beh, come si potrebbe chiedere al popolo greco, ai lavoratori greci, un altro sacrificio da un punto di vista salariale, da un punto di vista pensionistico, da un punto di vista previdenziale? Logica vorrebbe che se ci fosse del denaro da recuperare, si dovrebbe farlo in quelle sacche che fino ad oggi magari non hanno pagato la crisi. Il riferimento è ovviamente a chi le tasse non le ha proprio pagate. Ecco, un altro merito del governo Tsipras è quello di aver individuato un ministro, diciamo il cantone greco, che si chiama Nikoloudis, che è un magistrato, il quale negli ultimi 10 giorni ha individuato un elenco di persone, di aziende, di multinazionali elleniche che fino ad oggi le tasse non le hanno proprio mai pagate. C'era un avvocato che ha evaso persino 800.000 euro. E lo sapete come ha fatto questo magistrato greco a individuare gli evasori? Non c'è nessuna ricetta magica. Ha semplicemente incrociato la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e di aziende con i conti correnti bancari, cioè ha fatto quello che in un qualsiasi altro paese civile del mondo si fa da anni, cioè chiedere conto a un libero professionista che guadagna 40.000 euro all'anno come ha fatto ad ottenere 1 milione, 2 milioni di euro sul proprio conto corrente. Questa operazione non è un'operazione di polizia finanziaria, attenzione, questo non è voler minare i principi del liberalismo e della libertà, questo significa essere in una famiglia e pagare tutte le tasse, così come fino ad oggi hanno fatto i dipendenti pubblici, così come fino ad oggi hanno fatto i pensionati e anche, per dire, gli studenti o le cataristri, cioè le donne delle pulizie che Tsipras ha fatto riassumere ieri. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, la condotta del governo greco non è attaccabile perché ha fatto il proprio lavoro. Il discorso è relativo alle riforme. L'Europa chiede due riforme, quelle sul mercato del lavoro e sul livello pensionistico, che francamente oggi non so fino a che punto potrebbero essere fatte. Perché? Perché c'è anche la riforma dell'IVA. Cioè, l'Europa punta a aumentare l'IVA nell'unico settore che produce PIL per la Grecia, il turismo. È come se si andasse a distruggere con una pressione fiscale più alta l'unico polmone con cui la Grecia riesce a respirare. Ecco, allora questo è un punto sul quale non c'è ovviamente convergenza e fonti di Bruxelles ci dicono che entro la fine di questo mese l'Eurogruppo, pur apprezzando i progressi della Grecia, darà alla Grecia un opt-out, cioè o la Grecia farà le riforme in questi 3 settori, quindi previdenza, quindi pensioni, lavoro e IVA,
oppure le prossime tranche potrebbero essere fortemente a rischio e si andrebbe di corsa verso un default che comunque le agenzie di rating danno già come possibile. Infatti nei giorni scorsi abbiamo visto i giornali tedeschi come la Bild o anche agenzie di rating far circolare notizie su un eventuale euro, quindi una seconda moneta parallela. Potrebbe darsi, ecco, potremmo trovarci in presenza comunque di informazioni tendenziose, ma voglio dire, il tema è all'ordine del giorno. Quindi, se questo pacchetto di riforme non dovesse essere messo in pratica dal governo Tsipras entro la fine di maggio, il discorso del default potrebbe essere più vicino di quanto non lo sia stato in questi primi 100 giorni di governo Tsipras. Bene, questa, diciamo, tua apertura, ovviamente, che tu hai ricordato, ma volevo sottolinearlo, che la Grecia ha restituito i 760 milioni anche con un po' d'anticipo, quindi insomma la buona volontà ce la sta mettendo. Questa, poi, questa tua sottolineatura sul recupero fiscale, che tu hai detto, insomma, una cosa abbastanza semplice, un pochino però da questa tua notazione di questa semplicità ci si chiede anche perché non sia stato fatto prima, se era così semplice, insomma, effettivamente. Soprattutto dobbiamo dire, come italiani, dove sappiamo che la pressione fiscale evidentemente siamo agli antipodi con la Grecia, sentir parlare della possibilità di aziende multinazionali non pagare assolutamente nessuna tassa è una cosa che ci sembra, a me sembra una cosa da altro mondo, come si possa consentire, come riesca, probabilmente non gliel'hanno mai chiesto effettivamente. Sì, purtroppo il problema è questo, il problema è che i governi precedenti hanno fatto degli annunci roboanti sul discorso dell'evasione fiscale, sul discorso della corruzione, ma di contro non hanno messo in pratica assolutamente nulla del genere. La novità essenziale del governo Tsipras sta nel fatto di voler mettere in pratica una polizia fiscale, però un ministro anticorruzione in Grecia, un ministro che perseguisse chi non ha pagato le tasse in un paese dove nel 2014 ci sono state mancate entrate per l'erario pari a 1 miliardo di euro al mese, quindi 12 miliardi di euro per il solo anno che è trascorso, il minimo che potesse fare Tsipras, se lo ha fatto egregiamente, è quello di istituire un ministero che come mestiere avesse proprio quello. Perché? Perché forse l'agenzia dell'entrata ellenica non funziona, perché forse il livello di corruzione è stato tale e tanto da non consentire di recuperare il bandolo della matassa. Io però vorrei dire che diciamo, il capitolo della corruzione è legato non soltanto a chi si fa corrompere, ma anche a chi corrompe. 2 mesi fa sono stati rinviati a giudizio 65 dirigenti, alti dirigenti di una nota multinazionale non greca, dirigenti greci e tedeschi. Sono stati rinviati a giudizio per uno scandalo legato a una corruzione milionaria. A ciò si aggiunga lo scandalo per la corruzione legato alla fornitura di armi e quello legato alle Olimpiadi del 2004. Quindi, mettendo insieme i pezzi di questo puzzle, ecco che il mosaico delle tasse evase in Grecia, non è solo riferito, no, a 2 o 3 professionisti che non hanno pagato le tasse. Qui c'è un sistema, diciamo, il cui marcio ha fatto comodo a molti. Quindi oggi sarebbe troppo facile e semplicistico prendersela con i greci che non hanno pagato le tasse. Qui bisogna capire chi ci ha guadagnato da questo sistema. Qui bisogna capire qual è il sistema che ha fatto del puro profitto, a fronte ovviamente di un'infrastruttura come quella ellenica, che tutti sappiamo che non è pronta a un pagamento di tasse, che non è pronta a un tipo di sviluppo, ecco, alla tedesca, tra virgolette. Però io vorrei evitare di buttare la croce solo addosso ai greci, perché ecco, che i greci abbiano sbagliato lo sappiamo, io ho scritto un libro sugli errori, ecco, della politica greca, quindi i difetti dei greci li conosciamo, però questa volta il governo Tsipras ha fatto una cosa importante e intelligente. Io mi auguro che il prossimo Eurogruppo o queste fasi di avvicinamento ai prossimi Eurogruppi partono da un presupposto diverso. Il presupposto diverso è quello che fino ad oggi nessuno, non ho mai sentito, ecco, fare un riferimento palese a questo, è che il memorandum non è sostenibile. Cioè, questa è l'unica cosa forse, diciamo, giusta che ha detto il ministro Varoufakis tra le tante, tra le camicie a fiori e quant'altro. Il memorandum non è sostenibile, perché la Grecia non potrà, lo sta facendo, ma non lo potrà fare ulteriormente, la Grecia non potrà restituire quei denari, perché non ha un circuito interno, non ha una politica industriale, non produce PIL. È come se noi prestassimo del denaro a un indigente. È ovvio che, diciamo, siamo pienamente consapevoli del fatto che questa persona non potrà restituire quei debiti. Allora, andando a ritroso, io vorrei ricordare che nel 1953 alla Germania è stato abbonato il 50% del suo debito, impedendo così di fare default, grazie a un voto di alcuni paesi europei, tra cui Italia e Grecia. Ecco, io non sto dicendo che
si debba arrivare, ecco, a un regalo, perché non è il mio compito, ecco, io non devo dire questo, però in un momento in cui un paese non può restituire quei denari, in un momento in cui nessuno si è chiesto chi ha deciso il pagamento di quei prestiti, pur sapendo che non sarebbe stato in grado la Grecia di restituirli, beh, io penso che un momento di riflessione vada fatto a questo punto, ecco che, e poi non ci si può lamentare se ovviamente Atene poi comincia a guardare a est, perché il dato di fatto è che volevo arrivare prima delle alleanze, quando c'è il bisogno c'è qualcuno che poi offre una ciambella, un salvagente, e in questo sembra un pochino il ruolo che sta facendo adesso la Russia con questo accordo sul gasdotto Turkish Stream. In qualche modo c'è un avvicinamento che sembra un po' sospetto, perché si parla in qualche modo, anche se ci sono poi delle smentite ufficiali, però di aiuti e di comunque sia flussi di denaro che la Russia sarebbe disposta a dare alla Grecia, anche perché poi la Russia patisce l'embargo, tra virgolette, per altre vicende, quelli là sull'Ucraina e così via, per quanto riguarda i prodotti alimentari, quindi ci sarebbe tutta un po' una collaborazione che potrebbe poi portare alla Grecia soltanto un vantaggio. Allora, il gas è un tema che è entrato con prepotenza nell'agenda politica economica europea, quindi non è un tema che noi possiamo relegare a cornice, ma le cancelliere europee devono sapere, lo sanno già, ma forse dovremmo farlo anche noi media, dovremmo sapere che il gas è un elemento ormai che con prepotenza è seduto al tavolo delle trattative di qualsiasi paese noi stessimo parlando. Allora, dal momento che è stato deciso l'accantonamento del South Stream e Putin ha siglato questo accordo con la Turchia per la creazione di un nuovo gasdotto che si chiamerà Turkish Stream, come ricordavi, che passerà sotto al Mar Nero, beh, questo gasdotto consentirà al gas russo di arrivare in Europa, quindi al di là del fatto che lo metta in piedi la Russia in collaborazione con la Turchia, un'infrastruttura che porta del gas al vecchio continente, nel momento in cui le fonti scarseggiano, nel momento in cui per esempio il gas in Grecia, che è presente copioso sotto il mare di Creta, non è ancora sfruttato, non si fanno neanche i sondaggi ancora, nel momento in cui non sappiamo come evolverà la crisi libica, da cui noi ci approvvigioniamo di una serie di elementi ecco naturali, sapere che c'è un'infrastruttura che sta per arrivare insieme al TAP sulle nostre coste, forse dovrebbe farci un attimo drizzare le antenne e capire che l'interlocuzione con Mosca, come ha scritto Eugenio Scalfari ieri su Repubblica, non è solo una frase che è lanciata lì da Berlusconi, ma è comunque un elemento, diciamo, nell'agenda europea, e dobbiamo discuterne, ci piaccia o meno. In questo senso, la visita che Tsipras ha fatto da Putin lo scorso 8 aprile, anticipandola di ben un mese rispetto al programma iniziale, è sintomatica. Cioè, pare che Putin possa anticipare dei denari alla Grecia, pari a circa 5 miliardi di euro, per, diciamo, una tassa di passaggio rispetto a questo gasdotto. In un momento in cui la Grecia fa fatica a raggranellare dei denari che deve poi restituire all'Europa, non sono denari che la Grecia deve usare per fare sviluppo, già questa potrebbe essere una buona notizia. A ciò si aggiunga la notizia della banca BRICS. La banca BRICS è quella che è stata messa in piedi dai nuovi paesi emergenti, no? L'India, la Russia. Uno degli altri dirigenti della banca BRICS, che è tra l'altro anche il vice ministro delle finanze russo, che si chiama Storzak, all'agenzia di stampa greca ANMA ieri ha rilasciato un'intervista in cui racconta che il rapporto greco con la Russia potrebbe vedere una nuova, diversa luce. Questo ragionamento fino ad oggi è stato veramente un tabù, perché si dice che l'Alleanza Atlantica non vede di buon occhio questo rapporto privilegiato che potrebbe crearsi tra Grecia e Russia, ma di fatto è l'Europa che inizia a dialogare con la Russia, perché noi, come giustamente ricordavi, all'indomani delle sanzioni occidentali contro la Russia ha attuato un embargo rispetto a dei prodotti ortofrutticoli e agroalimentari europei, quindi i paesi più colpiti sono stati Italia e Grecia. Non dimentichiamo che ci sono moltissimi imprenditori italiani nel Triveneto che hanno pagato con milioni di euro di mancati affari questo embargo russo, e anche la Grecia, che diciamo dalla sua ha veramente soltanto l'agroalimentare e il turismo, è stata danneggiata in questo senso. Quindi durante la visita di Tsipras a Mosca si è discusso anche di questo. Quindi oggi, se l'Europa non dà una mano alla Grecia, nulla vieta alla Grecia di chiedere una mano a un'altra potenza europea, anche eurasiatica. Ma io vorrei ricordare che il discorso della Grecia con la Russia si lega al dossier privatizzazioni, perché Russia fa rima con Cina. Perché? Perché oggi la Russia ha concluso, come tutti sapete, lo scorso anno un accordo trentennale per la fornitura di gas alla Cina, e soprattutto la Cina è quella che sta per acquisire il 100% del porto greco del Pireo. Quindi i container cinesi, anziché essere sbarcati a Rotterdam in Olanda,
guadagnano una settimana e vengono sbarcati nel porto greco del Pireo, quindi sono già lì nell'area mediterranea. Quindi io non penso che dovremmo vedere, dovremmo diciamo pesare queste interlocuzioni come dei danni. Ormai siamo nell'epoca della globalizzazione, siamo obbligati a dialogare con altri paralleli e altre latitudini. Allora possiamo capire se c'è un vantaggio reciproco, possiamo capire se i cinesi privatizzano il porto del Pireo che vantaggio può arrivare anche per l'Italia, perché questi containers non devono più arrivare dall'Olanda in Italia in un treno, ma arriveranno in Grecia, quindi niente di più facile che se non messi su un altro traghetto e tempo una notte sono già sulle coste italiane. I russi vogliono privatizzare le ferrovie greche anche per realizzare una sorta di nuova Transiberiana 2.0, beh, ci potrebbe essere un vantaggio anche per le aziende italiane. Voglio ricordare che Confindustria ha un suo ramo che si chiama Confindustria Balcani, che fa proprio questo, ricerca nuovi partner, nuove infrastrutture. Quindi dobbiamo un attimo, diciamo, analiticamente cercare di capire che questi movimenti tellurici legati alla crisi possono anche essere una grossa occasione. Infatti crisi, lo dice la parola stessa in greco, vuol dire sì rottura ma anche occasione. Quindi io sarei molto, diciamo, molto attento a pesare come, diciamo, come drammatiche queste interlocuzioni, come diciamo spesso certa parte della stampa italiana sta facendo. Ma io mi rifarei all'editoriale di ieri che ha fatto anche Eugenio Scalfari, che in coda dice: parliamone, non possiamo ignorare questo grande curvone della storia. Sì, questo è un discorso anche abbastanza globale, globalista, che ci trovo d'accordo. Ovviamente il problema soltanto è che quando diciamo il motore di questi, tra virgolette, accordi o reti di accordi, di contatti che si vanno formando, è un paese che è in uno stato di profondo bisogno, beh, la speculazione è sempre un pericolo e un rischio che si corre e che poi magari a lungo andare quello che sembrava un vantaggio immediato diventa poi un danno per il popolo greco, perché magari presi appunto dal bisogno vengono a cedere, non so, delle porzioni, tra virgolette, di autonomia, di controllo su alcuni importanti rami diciamo produttivi. Per esempio questa qua del porto del Pireo, sì, è vero, viene la Cina, che ovviamente non è che viene in soccorso, viene per fare ovviamente degli interessi. Ecco, certo, ci sta, certo, insomma, un po' da forse stare attenti, ecco. Sì, ma io sono d'accordo, infatti su questo Tsipras ha fatto un'altra mossa, secondo me, molto intelligente nei suoi primi 100 giorni, aprendo il dossier privatizzazioni, ha innanzitutto bloccato quelle che aveva, diciamo, organizzato il precedente governo, ma non per un moto protezionistico, ma per valutare nel merito le due privatizzazioni. Quindi lui ha detto: la privatizzazione del Pireo la fermiamo, ma per valutare se non siamo in presenza di una svendita. Quindi su questo io penso che Tsipras sia molto attento. Il suo ministro dell'energia, che è l'ultraconservatore radicale Panagioti Lafazanis, che è il primo interlocutore greco con Mosca, in questo senso non è un liberale, quindi diciamo non si corre il rischio che questo ministro voglia svendere i gioielli di famiglia. Però il discorso del porto del Pireo è assolutamente peculiare, perché la Cuscocina ha già dal 2008 acquisito una concessione trentennale del 35% dei moli portacontainers, quindi è già un attore che opera su un territorio greco, quindi opera nel Mediterraneo. E dal momento che l'alternativa sarebbe che i cinesi puntassero su un altro porto e, diciamo, tra virgolette, sfruttando le deficienze in questo momento che i paesi del Nord Africa presentano per le note vicende legate alla Libia, alla Tunisia e all'Egitto, beh, in questo senso io penso che sia un'occasione forse irripetibile, perché in un solo colpo acquisisce del denaro, si chiude un dossier e magari si fa un'operazione anche euromediterranea. Per esempio, l'altro dossier delle privatizzazioni, il prezzo non è stato ancora fatto, però Trainose, che è l'azienda greca che gestisce le ferrovie, ha in pancia un debito di 800 milioni di euro. Quindi significa un debito assolutamente importante, significa un debito che non è sostenibile né per le casse greche né per le casse europee. Quindi gioco forza, mi pare di capire che l'unico attore disponibile potrebbe essere un attore dei paesi BRICS, che dovrebbe farsi carico di questi debiti, ma con l'obiettivo di realizzare una rete ferroviaria che al momento manca. Quindi forse ci potrebbe essere anche un'occasione per, come dicevo, per i Balcani. Quindi io sono d'accordo con te, la svendita deve essere evitata. Infatti su questo Tsipras è stato molto chiaro: noi fermiamo i due dossier, li analizziamo con scrupolo e con attenzione, perché non vogliamo fare regali di sorte, in quanto la Grecia non se lo può permettere, cioè se deve vendere per fare cassa. Quindi io su questo
questo sono ottimista, nel senso che dalle parole di Tsipras capisco che diciamo, sta conducendo la partita privatizzazioni con molto interesse e con molto spirito nazionale. E passiamo ad un altro argomento, sei d'accordo Francesco? Questo Tsipras, questo partito è stato alle scorse europee è stata anche un'occasione per una vera e propria avventura politica per parte della sinistra anche europea e anche italiana. Un partito, diciamo, una lista che si chiamava L'Alta Europa per Tsipras, con Tsipras, è sorta proprio in quell'occasione. Una delle degli esponenti che poi è stato eletto, perlomeno da un punto di vista storico, insomma, con un cognome storico, era Barbara Spinelli, che però oggi prende le distanze da questo partito e entrerà in un gruppo misto, se non gruppo autonomo, misto al Parlamento europeo. Un po' delusa dal fatto, almeno così è scritto, leggo dal Corriere, che il sogno che era di questo partito, che era un pochino abbastanza un ponte anche con gli indignados spagnoli e così via, questa sinistra, che era quello di unificare un po' in Italia anche le aspettative della sinistra del PD, di chi stava a sinistra, e quindi di cercare di ricreare una sinistra, però comunque sia con una visione europeista. Ecco, questa prospettiva lei lamenta che non si è realizzata, un po' con certa delusione. Tu come commenti questo allontanamento? Bah, guarda, io sono rimasto francamente senza parole quando la stessa Spinelli aveva annunciato che si sarebbe dimessa il giorno dopo la sua elezione a eurodeputato per far posto a uno dei giovani che aveva animato, diciamo, questa esperienza, e non lo ha fatto. Io devo dire che Barbara Spinelli, secondo me, con tutto il rispetto che nutro per lo sforzo, ecco, ideale e culturale che ha fatto suo padre, uno dei padri dell'Europa, secondo me ha sbagliato completamente partita. Perché? Perché la lista Tsipras non si può lamentare che la lista Tsipras non è stata supportata quando lei stessa non l'ha supportata. Cioè è come se il proprietario di un ristorante si lamentasse per i pochi clienti e questo proprietario di un ristorante avesse il ristorante sempre chiuso. Allora, gli spunti per ragionare sull'altra Europa, come appunto c'era nel titolo di questa esperienza, anche in questa lista, c'erano tutti, perché di altra Europa si parla non solo a sinistra, ma si parla in tantissimi ambiti socio-culturali, ideologico del nostro paese e del nostro continente. Non solo per andare all'esempio inglese con Farage, ma anche con l'alternativa per la Germania, For Deutschland in Germania, anche con l'esperienza della Linke in Germania stessa o della sinistra francese. L'errore è sempre quello di voler essere protagonisti. Allora, questo è un errore classico, storico della sinistra italiana. Barbara Spinelli avrebbe dovuto fare la madre fondatrice, la madre putativa di questa grande esperienza, tirarsi fuori dall'agone politico e soprattutto dare corpo al vincolo di mandato. Questa storia dei gruppi misti deve finire, tanto al Parlamento europeo quanto al Parlamento italiano. Il gruppo misto è una vergogna istituzionale, perché se io voto una persona anche in riferimento alla lista che rappresenta, non posso accettare che questa persona venga, tradisca il mio mandato, tradisca quello che è la sua missione. Quindi questa roba del gruppo misto mi lascia veramente inorridito, per usare un aggettivo tanto caro a Giampiero Mughini, ma soprattutto la Spinelli ha tradito gli input di suo padre, perché da tutte le ideologie che ci sono in Europa si ha un rispetto sacrosanto per l'operazione di Altiero Spinelli, per l'operazione di Ventotene, per i germogli di un'Europa. Allora, quelle impostazioni oggi che sono state tradite lo si deve anche a chi non ha messo in pratica nel suo piccolo, non soltanto i dirigenti dell'Europa, ma tutti quanti noi, cittadini, politici, imprenditori, giornalisti, che non hanno messo in pratica gli spunti dei bandi fondatori, Altiero Spinelli, Adenauer, Schumann, il nostro De Gasperi. Allora, io penso che dal momento che alla Spinelli ovviamente non manca manca che fare, voglio dire, scrive su Repubblica, ha tante cose belle da fare, questa operazione è stata condotta male, io penso che dovrebbe scusarsi con i suoi elettori, ma soprattutto penso che proprio in un momento delicatissimo in cui all'esperienza non solo partitica di Tsipras, ma all'esperienza sociale di Tsipras, serve una mano ideologica, serve una mano culturale, ecco, serve un apporto che non sia solo partitico, ma serve un apporto comunicativo. Beh, vedere che chi ha speso il suo tempo per fare un certo tipo di operazione oggi mi tira indietro, beh, io francamente, se fossi un elettore di sinistra, sarei molto, ma molto deluso. Abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato con questo cognome Spinelli, quindi grandi ideali, un'Europa che sorgeva dopo la guerra, insomma, molte prospettive, molti sogni,
E un'Europa che ovviamente sappiamo è partita con un'unità, con un'unione monetaria, non un'unione politica. Purtroppo è rimasta un'Europa delle patrie, non una patria europea, come ama dire Pannella. E sicuramente in questo procedimento, questo processo lento verso, diciamo, il consolidarsi perlomeno di un qualcosa che assomiglia a un soggetto unico, non è previsto un tornare indietro, cioè un'uscita. Siccome peraltro tu poi hai accennato anche a alcuni, diciamo, aggettivi un po' che utilizza anche Grillo quando è molto duro, e Grillo in passato aveva parlato anche di referendum sull'euro e così via, in Grecia si sta parlando di questo referendum. Tant'è vero che anche Schäuble un pochino, quasi gettando un guanto di sfida, dice: vabbè, se volete fare questo referendum, fate questo referendum. Ecco, tu pensi che sei è ipotizzabile una cosa simile, che sarebbe poi un referendum sulla permanenza o l'uscita dell'Europa dalla Grecia? Sarebbe possibile? Che cosa succederebbe alla Grecia? E poi sarebbe anche, io penso, un precedente molto pericoloso. Sì, allora il discorso del referendum era stato fatto ventilare da fonti governative negli ultimi 2 mesi. Oggi alcuni giornali greci azzardano anche una previsione che questo referendum potrebbe essere fatto il giorno 7 di giugno ed sarebbe, nelle intenzioni, ovviamente non c'è nulla di confermato, sarebbe un referendum sul memorandum, cioè se il pacchetto proposto dall'Europa, che però Tsipras, voglio ricordare, e Varoufakis hanno siglato all'Eurogruppo di febbraio, quello del 20 febbraio, se i cittadini siano o meno d'accordo. Bisogna dire però che fino ad oggi una percentuale che oscilla tra il 60 e il 65% dei cittadini greci vuole restare in Europa. Allora, se tanto mi dà tanto, restare in Europa oggi per la Grecia significa soltanto accettare il diktat dell'Europa. Allora, se si cerca invece di ridiscutere quel tipo di memorandum, c'è il rischio che l'Europa stessa metta fuori la Grecia. Rispetto a 3 anni fa, oggi la Grecia si può mettere fuori. Perché? Perché il debito ormai è sulle spalle dei greci. Nel 2012 la Grecia non è stata fatta fallire perché il debito era nelle pance degli istituti di credito francesi e tedeschi. Non c'è stato il voler salvare l'Europa. Io non ci credo agli europei che dicono non abbiamo fatto fallire la Grecia perché ci teniamo alla grande famiglia europea. Io non ci credo. Non è stata fatta fallire perché i danni economici sarebbero stati importanti per una serie di paesi significativi dell'Europa. Oggi l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe sostenibile perché c'è un piano B da tempo. Lo stesso Varoufakis, nel suo viaggio negli Stati Uniti, ha incontrato una serie di legali che si occupano di fallimenti di stati, quindi che cosa succederebbe in caso di cambio di moneta nei contratti, soprattutto nei contratti firmati dalle aziende e dallo Stato. Quindi io non mi meraviglierei se il prossimo giugno ci fosse un piano per il Grexit, però io voglio ricordare che qualcuno ne aveva parlato di questo Grexit, ma è stato fatto passare per pazzo, ed è il premio Nobel per l'economia del 2012, che si chiama Christopher Pissaridis, che è un cipriota e insegna alla London School of Economics, durante la crisi greca del 12 disse: facciamo un default controllato, cioè facciamo un'uscita, facciamo un fallimento, quindi un'uscita che sia controllata, che sia armonizzata con degli ammortizzatori. Quindi l'arma del referendum, secondo me, è un'arma intelligente, perché in un momento in cui la sovranità degli stati è sacrificata sull'altare di politiche comuni per paesi diversi, il popolo deve ancora decidere. Io vorrei però ricordare che il popolo greco ha già deciso, perché alle scorse elezioni di gennaio il popolo greco di centro, di destra, di sinistra, verde e astenuto ha deciso per la linea Tsipras. Il programma Tsipras è un programma che prevede l'eliminazione del memorandum, l'eliminazione della Troica, una nuova Europa, una nuova Grecia. Quindi i greci in fin dei conti hanno già deciso. Adesso sta a Tsipras portare avanti il suo programma, se sarà in grado di farlo, se lo faranno fare e se sarà sostenibile per l'Europa e per la Grecia. Ma un'ultima domanda volevo farti. L'identità o meglio, il nesso di causa-effetto che sembra inscindibile tra il default e l'uscita dall'Europa non ha una possibilità di alternativa. Perché c'è questa, cioè, default, quindi uscita? Non potrebbe essere il momento, visto che appunto si tratta di una serie di debiti soverchianti che non riescano a ripagare i greci, ma un momento per, se si arriva a un ripianamento, un azzeramento, abbonargli questi soldi per ricostituire, diciamo, da zero, senza questo gravame che affossa, perché poi ci vorrebbe una produttività mostruosa per poterli ripagare questi soldi, e invece appunto si parla necessariamente da default, quindi uscita.
Beh, tocchi uno dei punti più importanti della trattativa che spesso i giornali italiani ignorano. Il problema è proprio questo, il problema è relativo a uno stare dentro l'Europa senza avere uno sviluppo e una crescita. L'Europa in questo senso è insostenibile per i paesi deboli. Quando ci dicono che altri paesi deboli come Spagna, Portogallo, Irlanda e Cipro stanno uscendo fuori dalle sabbie mobili della crisi grazie al memorandum della Troica, dicono un qualcosa che è vero ma non troppo. Perché? Perché questi paesi non hanno rischiato di fallire come la Grecia. La Grecia è un buco nero incontrollabile. Allora, arrivare a un default controllato significherebbe sfruttare un'occasione che permetta al paese di avere una tassazione bassissima, di avere una moneta ovviamente bassa con una svalutazione che sappiamo tutti si aggirerebbe almeno attorno al 50%, ma con l'occasione proprio per quella di attirare investimenti stranieri. Cioè, la Grecia con una moneta che per gli italiani, per i cinesi, per gli americani, per i russi sarebbe appetibile, avrebbe quell'occasione di sviluppo che l'Europa non le dà. Perché i finanziamenti europei fino ad oggi sono serviti a eleggere gli eurodeputati greci. Comunque sia un'uscita fatta dall'euro. Struttura. Prego? Comunque sia un'uscita dall'euro. Ebbene, mi sembrerebbe difficile che un paese fallito potesse restare in una moneta senza un cambio, sexy, economicamente sexy. Quindi, in quel caso ci potrebbe essere, come dicono molti analisti, io non sono un economista, quindi riferisco alcune analisi, che l'occasione potrebbe essere quella di adottare una moneta, un secondo conio, quindi un euro, una dracma, chiamiamola come vi pare, qualcuno oggi addirittura si è spinto a parlare di rubli, il vice ministro delle finanze russo, una moneta che sia fiscalmente e economicamente sexy, che attiri investimenti e che faccia quello che l'Europa non è riuscita a fare, perché in Grecia non c'è sviluppo industriale, la Grecia importa tutto, non produce nulla. Allora, quando parliamo di politiche europee, quando parliamo di finanziamenti europei, io vorrei conoscere i commissari europei che hanno dato questi soldi alla Grecia negli ultimi 20 anni, i fondi europei, come sono stati spesi in Grecia? È possibile che chi ha prestato questi soldi non abbia controllato di dove finissero? Dove sono le infrastrutture? Qui hanno fatto soltanto gli stadi per le Olimpiadi del 2004, ma di sviluppi industriali per i territori io non vedo neanche l'ombra. Allora, l'unico settore sviluppato in Grecia è quello del turismo. E metterci l'IVA e raddoppiare l'IVA, oppure imporre l'utilizzo della carta di credito con transazioni superiori a 70 euro nelle isole più gettonate, mi sa tanto di sindrome tafazziana. Ho capito. E comunque sia, insomma, in chiusura io penso che un default della Grecia, un fallimento, un disastro della Grecia, e già i greci stanno già subendo, sarebbe il fallimento non di un paese, ma sarebbe il fallimento di un pezzo di Europa. Quindi l'Europa in qualche modo amputerebbe una parte di sé, dichiarando un fallimento anche di un disegno. Mi sembra, insomma, anche una cosa abbastanza, come ti posso dire, non dico suicida, però sì, forse anche potenzialmente suicida, perché chiaramente sarebbe il fallimento di un disegno, il fallimento di una della creazione di un ideale, della realizzazione di un ideale che possa sopportare anche lo sfascio economico di uno dei tanti paesi d'Europa. Quindi che se praticamente lo sfascio economico di un paese preveda l'espulsione, insomma, a me sinceramente non mi meraviglierei che poi, ecco, altri paesi che non fanno parte d'Europa non abbiano più molto interesse a farne parte, per esempio la Turchia. Beh, penso anche all'Inghilterra, perché l'Inghilterra sì, è fuori dalla moneta unica, quindi Cameron, non dimentichiamoci che ha vinto sì con l'austerità, ma Cameron ha vinto anche promettendo il referendum sull'Europa ai suoi cittadini. Quindi il discorso dell'Europa, io sono un europeista convinto, io sogno un'Europa che sia unita dall'Atlantico agli Urali, ma oggi non ci sono le premesse. Se voi pensate che alla celebrazione per il 70° anniversario della Seconda Guerra Mondiale di Vladimir Putin, la cancelliera Merkel è andata in un secondo momento e il commissario europeo agli esteri, Mogherini, non ci è andata proprio, io mi chiedo di che Europa parliamo? Vogliamo parlare dell'Europa che non decide in Libia? Vogliamo parlare dell'Europa che ignora le primavere arabe? Vogliamo parlare dell'Europa che sta lasciando sola la Tunisia, uno dei pochi paesi nordafricani sviluppati e democraticamente pronto, più della Turchia forse, ad entrare in Europa? Se questa è l'Europa, non è la mia Europa, ma questa non è neanche l'Europa di Spinelli, non è l'Europa di De Gasperi, di Schuman, non è l'Europa del generale De Gaulle. Qui la verità è che siamo in presenza di non più di statisti, perché l'Europa l'hanno fatta gli statisti, e oggi abbiamo un Parlamento europeo, una Commissione europea che spesso si preoccupano soltanto della grandezza delle maglie e delle reti da pesca dei nostri pescatori, ma poi quando si tratta di fare
fare l'alta politica, quando si tratta di fare una programmazione lungimirante, quando si tratta di fare strategia, beh, io devo dire che questa Commissione europea è altamente latitante. Io ho salutato con compiacere, no, il commissario europeo italiano agli esteri dopo i disastri della baronessa Ashton, ma fino ad oggi le premesse francamente non mi hanno soddisfatto, non ci sono dossier portati avanti con lungimiranza. Anche il caso ucraino è stato risolto. Io voglio ricordare che la Merkel è andata con Hollande in visita privata da Putin per discutere della crisi in Ucraina, e il commissario europeo Mogherini non è andato. Qualche giorno fa ero con il professor Luttwak a un convegno sulla Libia, e Luttwak ha detto a chiare lettere che io al posto della Mogherini mi sarei dimesso. Beh, forse ha ragione Luttwak questa volta. Bene, queste, diciamo, considerazioni abbastanza amare, sempre nell'aspettativa e nella speranza di un'Europa che sappia in qualche modo realizzare, anche con anche attraverso i principi della solidarietà, che sono principi, insomma, abbastanza condivisibili nel mondo occidentale e anche in campo economico, sappia realizzare una entità sicuramente più unita, che non amputi se stessa quando una parte di essa non va bene, ma sappia aiutarla e sappia, insomma, in qualche modo metterla in linea con gli standard delle altre parti. Ci possiamo accomiatare. Francesco, hai appuntamenti? Dici qualche appuntamento importante che dovremmo seguire, che magari ci diamo appuntamento con te? Sì, nelle prossime settimane ci potrebbe essere un momento di analisi e di focus sul caso libico. C'è la possibilità che a Roma si mettano insieme, ecco, le anime divise del paese, che in questo momento ha due governi, due parlamenti, quindi una situazione abbastanza febbricitante che tutti conoscete. Il commissario ONU Bernardino León non riesce ancora a presentare un piano, ma è stato rifiutato dalle varie tribù, quindi forse nelle prossime settimane a Roma ci potrà essere un momento di incontro e di interlocuzione. Io però vorrei salutarvi, se posso, con una poesia di Seferis, un poeta greco che ha vinto anche il premio Nobel, e si chiama Il rifiuto, e forse ci aiuta a essere anche, diciamo, ad analizzare quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Sarò brevissimo, però, diciamo, te la vorrei leggere. Su di una spiaggia segreta, bianca come una colomba, morivamo di sete, ma l'acqua era salata. Sulla spiaggia dorata scrivemmo il suo nome, ma venne bella la brezza del mare e cancellò quelle parole. Con quale spirito, quale animo, quale desiderio e quale passione afferrammo le nostre vite? Un errore. Così cambiammo le nostre vite. La poesia si chiama Rifiuto e parla del cambiamento quando ci furono i colonnelli in Grecia. Io mi auguro che questa poesia di un premio Nobel di Giorgio Seferis, un grande poeta greco come Cavafis, possa essere di buon auspicio per le trattative tra la Grecia e l'Eurogruppo. Grazie a Francesco De Paolo, io ringrazio anche Donato Porcella alla regia, spero che la regia abbia preso nota del titolo, autore di questa poesia, perché poi ci servirà per la titolazione. Do a Francesco appuntamento su questi schermi prossimamente per gli aggiornamenti, Libia, Grecia, quello che sia, ovviamente. Grazie ancora, grazie a voi che ci seguite e che ci seguirete ancora, spero. Ciao. Grazie a voi, buon lavoro.